Si è svolta sabato a Cerignola la dodicesima edizione di Cerignola, una città che va a 100, realizzata ed organizzata dal periodico locale Cerignola, città fondata da Gerardo Cialdella nel 2003. L'iniziativa ha lo scopo di valorizzare le eccellenze del territorio ofantino e soprattutto anche i ragazzi che hanno ottenuto agli esami di maturità i 100 con la lode. Nel corso della presentazione e dell'evento presentato da Savino Zava ha partecipato anche il sindaco di Cerignola, Franco Metta, che nel suo intervento ha chiesto ai ragazzi di rimanere a Cerignola e di mettere a disposizione della città tutte le loro energie e tutte le loro idee. La serata, che è stata ravvivata anche dal gruppo Revival, ha visto premiati 45 tra ragazzi e ragazze delle scuole principali della nostra città, oltre che naturalmente l'esibizione di Piero Montrisi, batterista di lungo corso e che ha collaborato con celebri cantanti italiani. Per quanto riguarda l'ambito sportivo, sono state presentate le squadre della UDAS per quanto riguarda Allianz UDAS Basket e poi la Iposea UDAS per ciò che concerne il volley maschile. Naturalmente, questo è un evento importante che abbiamo seguito e che vi racconteremo nel corso delle prossime edizioni del telegiornale con interviste esclusive.